Hanno detto di venire qua, no? A raccontare una storia. Sì, perché io vengo sempre qua a raccontare storie. Perché dice che mi fa bene a me di raccontarle. Io vengo qua e le racconto e c'è sta uno che se le scrive sul quaderno. Lui le scrive e io le racconto, perché dice che mi fa bene a me di raccontarle. Però dico. E c'era uno che si guardava la foto della fidanzata e mentre la guardava pensava chissà quella che cazzo stava a fare mentre lui stava a fare la guerra. E mentre che stavamo dentro le baracche, che c'era chi faceva i disegni, chi pensava alle pecore e chi si guardava la foto della fidanzata e pensava chissà quella che cazzo stava a fare mentre lui stava a fare la guerra, si è avvicinato un amico mio e dice: sai, c'ho avuto un'idea. Dico: che idea? Dice: no, è un'idea di come può finire sta guerra. Domani, quando andiamo a fare l'operazione importante, a un certo punto io mi lancio attraverso tutto il campo, arrivo al fronte nemico, ti supero il fronte nemico. Te supero tutto il campo nemico, arrivo alle retrovie, te supero le retrovie, arrivo ai cancelli di Berlino, te supero i cancelli di Berlino, attraverso tutta Berlino, arrivo al palazzo dove che te sta Hitler, te trova Hitler, te l'ammazzo. Buona idea, hanno detto tutti, ma dice un po' come la vuoi fare, facciamo pure noi sta guerra, magari diamo una mano. Dice no, è facile, io attraverso tutto il campo, arrivo al fronte nemico, supero il fronte nemico, attraverso tutto il campo nemico, arrivo alle retrovie, supero le retrovie, arrivo ai cancelli di Berlino, supero i cancelli di Berlino, attraverso tutto Berlino, arrivo al palazzo dove che te sta Hitler, te trovo Hitler, te ammazzo.